Oggi parliamo del 25 aprile. Stamattina mi sono... La resurrezione, se mi sbaglio. Giorno internazionale dell'autismo. È il mio compleanno. È Pasquetta, che è? Spero che sia anche la data della mia morte. E che festa è? La festa? Degli ebrei. Della Repubblica. No. Della? Della? Lì? Mi sfugge. La liberazione. Ah, una festa importante. La liberazione da che? Non lo so. Dalla... Aspetta. Dall'Italia? Dall'Italia. Dall'Italia. Dal fa? Non lo so. In Italia c'è stato il fa? Fa? Il fa... Il fascismo. Bravo! Lei festeggia il 25 aprile? Certo. Anche io e tutti quanti. E festeggiamo proprio per ricordare una dittatura orrenda che c'è stata per anni. E quindi se gli italiani festeggiano il 25 aprile vuol dire che l'Italia è un paese antifascista. Benissimo. Però. Però? Però. C'è chi ogni tanto dice il fascismo non è tutto da buttare, ci sono alcune cose buone. Io sono antifascista, però ci sono ancora alcune persone che sono fasciste. Allora Mussolini ha sbagliato una sola cosa. Una sola. L'alleanza con Hitler. Mica cazzi. Poi tutto bene, tutto ok, tutto a me mi piace. Le cose buone che ha fatto il fascismo. Sicuramente ha fatto della bonifica del territorio. La bonifica delle paludi. Bonifiche. La riforma delle pensioni. Le pensioni in Italia sono state create dal regime fascista. Sì. Vogliamo sfatare quest'altro mito? Sì. La sanità gratis pure, è vero. Le scuole. Scuola pubblica aperta per tutti quanti. Ha dato ai lavoratori la tredicesima. Le strade. Le autostrade. Non ci stava tutta questa delinquenza come ci sta adesso. Ha messo educazione fisica nelle scuole. Sicuramente ha reso l'Italia unita, dal nord al sud, che qua gli italiani tra nord e sud non hanno un buon rapporto oggi. All'epoca sì. Ci sono tante altre cose positive che creò il fascismo. Le leggi razziali? Mm-hmm. Allora, le leggi razziali, per me io non mi sento un negro, non mi sento uno zingaro e non mi sento un omosessuale. Uccidiamo i neri, uccidiamo gli ebrei, uccidiamo gli omosessuali. No. Durante il periodo nazista gli omosessuali venivano perseguitati. E... Tu te lo fai mettere in bocca perché hai detto che lo accetti. E secondo me lo prendi anche nel culo. Mentre in Italia arrestati o portati ai lavori forzati. L'abolizione della democrazia. Ah, sì, questa era buona. Perché ora che ci stanno, ci sta la democrazia, perché io sto parlando... Sì. Non c'era la libertà di stampa, non c'era la libertà di parola, non c'era la libertà di niente. Il fatto stesso che lei stia parlando con me vuol dire che c'è libertà di stampa. C'era, ho controllato. L'invasione dell'Africa, me la faccia passare. Noi abbiamo portato solo un poco di benessere in Africa. Andrebbe a colonizzare di nuovo l'Africa, le nostre colonie. Sì, sì, sì. Stanno pigliati tutto bene, proprio l'africano è rimasto scamazzato. Se fosse stato il contrario? Almeno il fatto che la famiglia tradizionale veniva preservata, no? Che le donne dovevano stare a casa, non dovevano studiare. La donna, per me, deve fare la madre. La sua funzione biologica è quella di procreare. Se non puoi avere figli, perché? Pensa alla carriera, per me è sbagliato. Lei ha figli? No, io no. Io nella vita voglio studiare, voglio laurearmi, voglio lavorare. Io devo essere indipendente economicamente e basta. Non esiste che la donna debba stare in casa, accudire il marito e i figli. No. Almeno l'abolizione dello sciopero. Sì, è importante. Perché? Perché si fa solo casino e non servono a niente. Lei sciopera? No, io non c'ho, io lavoro.
Sciopero è un diritto. Tengo diritto, cioè libella se la cosa non va a buon. I lavoratori scioperano perché non sono d'accordo con qualcosa. Scioperano e creano disordine per farsi sentire. Io lo trovo giusto. Oh, ma lei ha mai scioperato? Io sì. Durante il fascismo non avrebbe potuto scioperare. Oh, ti ho detto una cosa, ho fatto sbagliato. Queste cose qua che tu stai elencando. E non è una, però, sono però, almeno 10. Eppure mi avevano detto che il fascismo aveva fatto anche cose buone. Ti avevano detto male. Possiamo invece dire che fascismo è una merda. È una dittatura. Il fascismo fa cagare. Un sopruso. Il fascismo è merda. La concludiamo così, va bene? La vogliamo chiudere così? E chiudiamola così. Voi il 25 aprile che farete? Sesso. Bene.